Non possiamo permettere che i detenuti sfidino lo Stato. Questo è il commento dell'onorevole di Forza Italia Francesco Maria Rubano, che stamane, accompagnato da una delegazione di rappresentanti sindacali del SAPE, ha effettuato una visita ispettiva presso il carcere di Avellino. Di ieri la notizia del massacro del detenuto nella sua cella e il sequestro di due agenti penitenziari in servizio da parte di un gruppo di reclusi ristretti in una sezione diversa da quella dove si trovava la vittima. Il 25enne napoletano, che ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione all'ospedale Moscati. Un'escalation di violenza che da tempo ha provocato un clima di alta tensione dietro le sbarre del penitenziario di Contrada Polverista. Sicuramente quanto denunciato dal SAPPE, in particolare dal segretario regionale Tiziana Guacci, trova riscontro nella mia visita ispettiva. Ho preso atto di una situazione indecorosa che rappresenta una criticità o rappresenta addirittura un'emergenza. Ho avuto un incontro sia con il SAPPE, successivamente mi sono recato anche dal prefetto, ho sentito il provveditore, la dottoressa Castellano, e ho già sentito il viceministro Francesco Paolo Sisto. Trasmetterò alle istituzioni competenti un'apposita relazione già stasera. Ci potrebbero essere degli interventi urgenti per fermare questa escalation di episodi molto gravi che si registrano nel carcere di Avellino? Sono sicuro che gli attori istituzionali già hanno in mente tutte le azioni, le più significative e le più concrete, per ridimensionare o addirittura annullare le problematiche che insistono all'interno di questo istituto di pena. Ho fiducia nello Stato, noi siamo lo Stato, non ci pieghiamo. Ad accompagnare nella visita al carcere di Avellino l'onorevole Rubano, la segretaria regionale Campania del SAPPE Tiziana Guacci. Su questo ennesimo caso di violenza è intervenuto anche il procuratore Roma. C'è l'inchiesta anche per cercare di definire la dinamica, per capire cosa c'è dietro, cioè questa aggressione. Non sappiamo le vere motivazioni per cui è stato compiuto questo gesto così violento, estremo, che ha portato addirittura ad una spedizione punitiva di questo detenuto. Speriamo e ci auguriamo che stia bene. Da tempo purtroppo denunciamo le criticità della CC di Avellino. Come sindacato autonomo di polizia penitenziaria reputiamo che sia necessario l'intervento urgente del gruppo operativo mobile. È necessario ripristinare l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario. C'è un sovraffollamento di più di oltre 600 detenuti e una carenza di organico estrema. Abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni. È necessario intervenire subito, non c'è più tempo.